Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Manor of Lords, signori. Eccoci tornati con il nostro Lord Alfredino nel suo regno, signori, che passeggia qui nella boscaglia. Nel mentre torniamo a vedere i nostri cittadini che stanno a combina. Perché nel primo episodio, io come sempre, signori, vi ringrazio per il supporto, ma mi raccomando, continuate a darlo anche di più, soprattutto di più. Quindi like, condivisioni, commentini, like e commentini, dai, che non sono impegnativi, sono gratis e supportate i video, se ne volete altri, giustamente. E allora, avevamo fatto un paio di magazzini. Qui ci abbiamo messo qualcuno a lavorare, infatti è iniziato a caricare. Qua ancora non ci abbiamo messo nessuno perché abbiamo solo due persone libere. Ricordiamo, in realtà non sono due persone ma sono due famiglie. Torniamo poi a vedere qui come il legname ce lo stanno raccattando. Dai, 31 di legname. Qui invece stavano prendendo le bacche. No vabbè, le bacche ce le abbiamo una marea, guarda là. Poi le portano al deposito. Mentre qua dovevamo costruire quello che ci dovrebbe creare il legname per le case, sostanzialmente. Quello da combustione. Zero legname e carbone. Vabbè, il carbone più avanti lo prenderemo, magari lo ci organizziamo. Nel mentre, che necessità proprio strettamente importanti abbiamo? L'acqua ce l'abbiamo nelle varie case. Questa la stanno costruendo, questa poi la costruiranno. Allora, i requisiti, accesso all'acqua, livello di fede, lascia fare la fede, quello si vedrà più avanti se abbiamo necessità. Abbiamo finito una casa, richiede rifornimento di combustibile, quello stiamo aspettando. Se mi finite di costruire il combustibile, poi mettiamo nelle case altre cose, nelle cose altre case. Allora, siamo a settembre? Signori, il tempo vola! Capanno del foraggiatore richiede più spazio a bancarella. Ma io non ti ho chiesto nessuna bancarella. Signori, attenzione perché siamo già a settembre. Qui il tempo vola. Quando ci si diverte, il tempo vola. Sì, ci dobbiamo anche preparare per un eventuale arrivo di eventuali nemiconi. Non lo so. Allora, qui abbiamo l'albero delle nostre ability. Allora, development point, ne abbiamo... Ma questi già sono fatti? Nuovo miglioramento, frutteto di meli. Fino a quando gli alberi non sono completamente cresciuti, cosa che richiede circa 3 anni. Solo una parte del raccolto, però... No, vabbè. L'aratro... Fornitori stranieri, logistica di commercio, cattura di animali, selvicoltura, depositi di bacche, beh, oddio, vabbè, apicoltura, produzione di carbone, nuovo edificio, carbonaia. Le carbonaie convertono un'unità di legna da ardere in 2 unità di carbone. Il rifornimento di combustibile raddoppia. Vada per la carbonaia. Bottega dell'armaiolo, facciamo questa, va. Signori, a carbonaia. Boh, per carità, questo ancora non l'hanno fatto. Magari se... facciamo anche un'altra cosa. Qua il deposito è finito? No, c'è ancora un po' di sta roba. No, perché io onestamente, guarda, facciamo una cosa. Vado a prendere un altro di questi. Spazio per le stalle, deposito. Guarda, faccio così, ci metto una famiglia e questa me la sposto. Tanto è inutile che sta qua, la mettiamo qua. Il mulo, dimmi che posso mettere il mulo qua per piacere. Bella lì. Bello il mulo a centro città, tra virgolette. Stalla insufficiente, costruisci altre stanghe o migliora per ottenere una stalla, altrimenti il bestiame potrebbe scappare. Sì. Perché quella è per uno solo, immagino, no? Fatemi vedere però dov'era perché non mi ricordo minimamente. Eccola qua. Allora, ne abbiamo una qua. Qua non la possiamo mettere. Vabbè, te la metto qua vicino. I muli... Oh, posso mettere pure un altro mulo qua. Tanto poi li possiamo spostare. Giusto? Oh, però me li dovete costruire. Ma veloci, eh? Perché non è che ci vuole... Insomma, tutto sto... Abbiamo notato che però sono un po' sfaticati i nostri lavoratori. Allora, questo ce l'abbiamo. Quell'altro, il mulo, l'abbiamo messo qua. Stanno finendo di costruire. Lui comunque è educato, quindi già si è piazzato là. Bravissimo, l'altro mulo. Mo, se mi finite... Questo l'hanno finito di costruire, bravissimi.
Ci mettiamo uno di personale. Stiamo finendo le persone, però è un problema. Spazio abitabile 7. Noi ne abbiamo 5 in totale di famiglie, quindi in linea teorica potrebbero arrivare gli altri, no? Il combustibile si sta esaurendo. Vabbè, non è che si sta esaurendo, è un po' un problema. Allora, vediamo dove lo posso fare il carbone. Carbone costruzione. Lo posso fare già, no? Sì, ok. Ammazza, è grandicella però. Non so se farlo direttamente qua vicino. Così magari portano legna d'ardere da qua a qua dove fanno il carbone. Allora, numero di mesi prima delle 16 mesi il cibo. Perché ce l'ha segnato così? 16 mesi sono pochi, dite? Cioè, nel senso, duriamo poco? Può essere. Scorte insufficienti. Questo insediamento necessita di più cibo o combustibile. Io penso che sia un problema di combustibile. Ah, proprio non c'è più. Si è tolto... Ma qua c'è doveva sta l'icona del combustibile, signori? O no? Signori! Ma che è? E qua ci metto un'altra famiglia e finita. Nessuno poi costruisce niente, quindi... Come facciamo? Bel problema. Al deposito qua qualcuno ci deve mettere. Ci dovrei mettere pure qualcuno qua in realtà. Però se non arrivano altre persone è un problema grosso. Allora, piano piano, signori, facciamo una cosa. Nessun costo di costruzione, un mercato. Mette a disposizione le famiglie incaricate lo spazio necessario per allestire i loro bancarelli e distribuire i loro prodotti ai vari... Ah, ok. Allora, fammi vedere un attimo qua come stavamo messi per la fertilità. Ok, quindi questo lo posso mettere qua davanti. Mettiamo la zona mercatini. Così. Un mercato ben fornito è la linfa vitale della tua città. Le famiglie incaricate allestiranno automaticamente delle bancarelle, a patto che esista spazio sufficiente. Passa il cursore sulle categorie specifiche per verificare la domanda e l'offerta. Ok, vengono soddisfatti per primi requisiti più vicini al mercato. Vabbè, iniziano a fare le bancarelle. Questa è una bancarella, costruzione, bancarella di legna da ardere. Ma se non ce l'abbiamo la legna... Ma poi cosa la vendi? Che cosa vendi che è mia la legna da ardere? La vende lui? Arco 2. I campi mano al nord devono essere molto... Aspetta, grandi per essere efficienti, ma richiedono anche molto tempo per essere arati a mano. Per un villaggio iniziale prova una dimensione di campo di circa un morgen. Che tutti sapete, un morgen è un quadrato al cubo di più. In seguito, se vuoi anche la tua regione si concentri sull'agricoltura, puoi considerare di spendere un punto sviluppo per sbloccare il miglioramento aratro pesante, che consente di arare campi più grandi in modo molto più efficiente utilizzando i buoi. Ricorda inoltre di controllare la fertilità del terreno. Alcuni tipi di colture sono più esigenti riguardo alle caratteristiche del suolo in cui crescono. Va bene. Mi dà un po' il problema del ruotare cose. Allora, la casa una me la fai c'entra, no? Riesco a capire se è storto o meno. Che mi manca il legno? Ah no, terreno troppo piccolo. Ma troppo... Cioè, se lo allargo qua va bene? Sì, dai. Eh no, perché qua me l'ha bloccato lui, quindi non è colpa mia. Faccio così...
Vedi, ma guarda, ne faccio una così per capire che roba è quello. Magari si espande poi la casa. Alcune risorse scompaiono quando inizia a far freddo e riappaiono a primavera. Aia, io c'ho paura che le bacche... In contrazione, deposito bacche 0 di 64. Riprendiamoci una persona lì. Spazio abitabile, famiglia. Ah, più 7 più 2, va bene. Signori, subito iniziamo le fattorie. Zona fattoriosa. Allora, farro. Qua un po' di farro ce lo possiamo mettere. Metto prima qua le campagne, signori. Il lino che te lo mangi. L'orzo, che cazzo che fai con l'orzo? Ah, segale. Farro o segale? Forse qua è più segale, eh? Sì. 3 più ci stanno anche a terra, ci mettono questi qua. Il farro sono solo 2 più. Allora, un campo di segale. Ora, mi fai capire come facciamo? Grano, no. Campo, grano, lino, orzo. Colture come grano, lino e orzo. Fattoria, serve ad assegnare le famiglie al lavoro dei campi. Contadini, ok. Di pecore, mulino a vento. Granolino e orzo. E il farro? Campo di caccia. Ma anche perché l'agricoltura ci vuole un po', eh. Dopodiché il ricavato viene trasportato fino alla fattoria e il grano viene trebbiato per ottenere cereali. Vabbè, ma io qua lo devo fare, no? Dove cazzo lo faccio, se no? Farro. Io dovrei fare la segale qua, ma non... Va, proviamo una... Anzi, facciamo una cosa, signori, scusate, eh. Salva un attimo randomico. No, sennò poi magari ci freghiamo lo spazio ed è un problema. Allora, io qua voglio fare un campo di... Posso? Così? Posso anche allargarmi di più? No, i punti sono sempre 4, allora. Vabbè, poi lo possiamo allargare comunque, no? Gli fa la strada intorno. E qualora io invece volessi strade... No, io non voglio rimuovere gli arbusti, voglio rimuovere... La strada. Mi pare una stronzata che la strada rimane così bloccata, no? Se la voglio togliere, che fa? Attacco arpischiello. Vabbè. Famo io la fa storta. Dai che l'avevi trovato qua. Bravo. Proviamo, poi cerchiamo di capire come facciamo. Le fattorie danno lavoro alle famiglie che coltivano i campi. La manodopera è distribuita in modo proporzionale in base al livello di priorità impostato per il campo. Crescendo la coltura assorbono dal suolo certe sostanze nutritive, riducendo temporaneamente la fertilità e quindi anche il rendimento nel tempo. Per ovviare a questo problema puoi cambiare il tipo di coltura o meglio ancora mettere il terreno a maggese per un anno. Ok. Noi qua ci dobbiamo fare pure la fattoria. Perché che fai il campo così senza la fattoria? Ma la fattoria, scusa, accesso alla strada ostruito.
Ah, ci ho messo la vacca, mannaggia la puttana. Però queste pure sono di livello 2. Che fa? Mi frego tutto sto spazio. Se me lo fai al contrario, non ci entra, eh. Se faccio una strada qua, scusa, eh. Ci sarà sicuramente un modo anche per toglierla la casa, perché mi sembra troppo strano. Beh, beccate sta fattoria qua. Però la cosa migliore, signori, secondo me è fare un terreno di caccia. Minchia, però come cazzo fai a farlo qua? Oddio, non è forse lontanissimo, eh. Come cazzo mi giri la visuale, Gesù santissimo? Mari selvatici, lo proviamo, che vedo di... si sovrappone agli alberi, sì, alberi sradicati per la costruzione, 4. Vabbè, sradicali, scusa, eh. Mi fai pure una strada che da qua... la fai un po' ondulateggiante. Tiè. Ok, perfetto, andate a costruire. Perché ora come ora, secondo me, signori, mi conviene. Non mi ricordo minimamente dove l'ho costruito, ma perché gli animali selvatici li possono andare a cacciare. Eccolo qua. Costruzione molto alta, veloci dovete fare, eh. Tanto penso che la zona, cioè, stanno qua vicino. È troppo... Secondo me dovrebbe funzionare. Potrebbe funzionare, mo vediamo. Ci hanno rubate le galline ai banditi. Portacci loro. Vabbè, qua vediamo intanto se inizia a funzionare. Come cosa? Deposito pieno, rifugio, scorte danneggiate dalle intemperie, il rifugio del boscaiolo. Perché non c'è nessuno che lavora qua. Devo mettere uno che lavora al magazzino. Per forza. Mancano famiglie disponibili per allevare il bue. E come facciamo se non viene nessuno ad abitare in questo posto di merda? Vedi, questi sono questi che devono andare a mettere le risorse qua, perché altrimenti come facciamo? Io non c'ho personale, come cazzo faccio? Già qua non ho messo nessuno, il legno mi serve. Questa ha fatto il mercato qua da solo, che vende sta roba, che poi è roba mia, quindi non lo so. Ce l'abbiamo le case in più, perché non vengono ad abitare da noi, signori? Cerchiamo personale. Legna da ardere, che potrei raddoppiare utilizzando la carbonaia qualora avessi del personale. Il legname me lo devono portare là. Lo so, i costi di costruzione purtroppo non... troppe poche famiglie abbiamo. Qua però stanno a cacciare, no? Animali selvatici 14, quindi in teoria. Cibo 5 di carne ce l'abbiamo, sì. Diciamo un problema è il fatto che mancano persone, signori. Il nostro lord dov'è? Nella neve. Guarda come gigioneggia. Andiamo a vedere un po'. Pure la fattoria comunque l'abbiamo fatta, ma non ci abbiamo persone che ci lavorano. No, vorrei farmi un giro per vedere. Legname però l'hanno portato, ma giustamente non c'è nessuno che ci lavora, quindi... Facciamo una cosa, signori. Vogliamo addentrarci nel bosco fino alla zona di caccia? Dai, facciamolo in inverno, che
il nostro lord si imbosca. Vabbè, sta lì sotto, non è poi così distante. Laggata da panico, però va bene. Ci vuole qualcuno che riporta la carne. Però sì, giustamente le bacche non ci stanno sto periodo. No, cacciano, cacciano, bravi. Bravissimi, bravissimi. Fate il vostro mestiere, fate il vostro mestiere. Però, come detto, necessitiamo di più persone. Io mo voglio capire se qualcuno arriva, se... perché a sto punto è un problema, eh. È un grosso problema. Questi pian piano stanno sfoltendo tutto qua. E vabbè, potremmo mettere quello che risemina gli alberi, ma lo faremo in un altro mondo. E non abbiamo spazio. Questa non la possiamo far funzionare. Questo se no non porta la roba qua. Qua carne e quell'altra ce l'abbiamo. Allora, cibo ci stiamo. Secondo me deve aumentare questo. Varietà di cibo sul mercato più 2. Controlla la crescita demografica complessiva e il morale delle milizie reclutate da questo insediamento. Noi teniamo d'occhio che siamo all'inverno anno 3. In che senso anno 3? Ma non è vero, stavamo al primo anno. È il primo inverno che facciamo, perché anno 3? Eh no, ricordiamoci che quelli dopo 2 anni o 3 anni arrivavano i cattivoni. Mosta Maggese, Orzo lì. No, solo questi ci potevamo mettere. Quindi questo è inutile. Questo è inutile. Grano, orzo e lino. Come cazzo li faccio a fare? Lino, orzo. Segale. Oddio, mi sta a venire dubbio però, eh. Che intenda. No, vabbè, tanto non ci posso mettere nessuno a lavorare, quindi niente. Quindi, risorse rubate e niente. Qua continua a rubarci cose. Sto aspettando un pochino per vedere se arriva qualcuno, ma signori, qua mi sa che... comunque, vabbè, qua poi vediamo rotazione colture, possiamo fare maggese, poi grano, orzo, lino. Ma perché poi, cioè, io non so pratico mo di ste cose, ma... segale, orzo, far più... grano, sta mollando. Anche perché il grano qua proprio all'atto pratico non c'è, quindi. Abbiamo ricevuto segnalazioni di una banda di incursori che vaga nelle terre qui intorno. Dobbiamo metterci sulle loro tracce? No, saremo pronti. Non è vero che saremo pronti, ma nel mentre famo una cosa, guarda. Posso pagare i mercenari. Quanti soldi abbiamo? 30 denari. Ecco. Recluta nuova milizia, la bardiera milizia. Gli abitanti maschi verranno equamente distribuiti tra tutte le unità di milizia. In seguito proveranno a cercare l'equipaggiamento necessario. L'arma e lo scudo dipendono dal tipo di unità, mentre la qualità massima dell'armatura e dell'elmo dipendono dal livello residenziale dell'abitante. Una volta riportato a casa tutto l'equipaggiamento, le unità reclutate verranno assegnate come pronte alla adunata. Solo allora potrai radunare la tua unità. Minchia, quindi è una cosa abbastanza lunga. E no, va, guarda, fa una cosa, lo posso eliminare? Levalo. Siamo 4 gatti, 4 morti di fame qua. Allora, qua vediamo. Non so se fare un po' di polletto. Fornisce pelli. Consente di coltivare verdure. Guarda, fa una cosa. Mettiamo uno che fa verdure. Chi se ne frega, pure se non è proprio zona. Però nel suo orticello magari le verdure gli crescono. Quindi questo ha fatto le verdure. Qua avevamo messo i polli. Qua pure facciamo le verdure. Perché comunque potrebbe dar varietà di cibarie.
questo qua gli abbiamo messo i polli, quindi due polli, due verdure. Qua fai... Niente, non abbiamo soldi. Interessante. Costo di costruzione, mercanti ambulanti. Facciamo un mercato. Nessuno lo può costruire, naturalmente. Va bene. Allora, legname come siamo messi? Ne abbiamo 28 su 28. Allora, facciamo una cosa. Togliamo un attimo questo. Qua, va bene. Quello per il fuoco ce l'abbiamo. Non si capisce mai una sega qua. Cioè abbiamo pure abbastanza di quello qua, quindi questo me lo togli. Questo che fa il mercato, non ho capito se si frega le assi nostre, ma va bene. Mo a soldi proprio stiamo a zero. Ammontare di monete possedute dagli abitanti di questa regione può essere usato per le importazioni o venire convertito in tesoro tramite una politica fiscale. Ok. E mo niente, dovete prima costruire. Poi una volta che hanno finito di costruire vediamo cosa possiamo fare. Che è successo? Costruzione terminata. Ah ok. E perché mi hai buttato qua? Non mi dici che sono nemici? Noi non siamo per niente pronti, te lo dico. Allora qua hanno costruito. Qui come avevamo detto verdure. Qua vabbè niente, ma non abbiamo comunque moneta. Dobbiamo aspettare che venga costruito anche il mercato. Fammi capire se hanno costruito pure la fattoria. No, la stanno costruendo. Fammi vedere invece a livello di cibarie. Ok, quindi la carne noi ce l'abbiamo. La carne stanno continuando a prenderla e va bene. Hanno costruito il posto di scambio. Un attimo, che ci dobbiamo mettere pure qualcuno a lavorare. E vediamo, deposito generico. Incarico permanente di cura del bestiame. Commercio. Ah, vedi, possiamo vendere, comprare. Bestiame. Non so se... ci metto una persona, però comunque devo vendere o comprare qualcosa. No? Che cazzo faccio? No. Ci devo prima portare del... Ah, però solo pietra, assi, tegole e blocchi. Possiamo... Di quello che abbiamo noi. La... Ah, forse pure la carne. Commerciale. Oh, attenzione, 54 è l'approvazione. Incredibile. Hanno fatto la fattoria. Vai, mettiamo una persona alla fattoria. E qua mettici il grano. Oh, vedi tu, che cazzo che devo dire. Il grano è trasformato in cereale nella fattoria. Successivamente può essere lavorato per diventare farina e poi pane. Vabbè, tanto prima che fa acqua il grano hai voglia. Votazione per il momento no. E va bene. Se il campo non è messo a maggiore, i lavoratori lo areranno e semineranno le colture il prima possibile. Il suo rendimento aumenterà mano a mano che crescono le colture e verrà raccolto a settembre durante la stagione. Ok, mo stiamo a marzo. E quindi là c'è qualcuno che lavora. E il problema più grande, come detto signori, è dato dal fatto che bassa crescita demografica, perché l'approvazione è neutra forse. Senza tetto meno 1. Come senza tetto meno 1? Precedenti. Ah, precedenti. Ultimi 30 giorni. Varietà del cibo più 4. Secondo me gli dobbiamo fare una chiesa a sti morti de sonno. Vedi? Questi richiedono queste cose proprio ignobili, inutili e... dalla totale utilità comunitaria. Avanti. Minchia, 20 assi? Mancuna ce n'ho. Era ningulata, si sapeva. Allora, aspetta che le assi come le facevamo? Cabuga del segalino. Oh, si chiama così, eh?
Mettiamola qua. Mettiamoci una priorità altissima. Fatela subito. Così facciamo una chiesa e magari rompono meno i coglioni. Così magari aumenta la loro... Ah, vedi, sono tornate pure queste. Però, mo, noi... dobbiamo aspettare. Facciamo un po' di assi in modo tale che... però qua... l'esercito... Cazzo, ma sta venendo da noi? No. Questi sono i briganti. Questo è un altro sovrano. Stanno là sopra, però se stanno per scannare. Vedete? Minchia come sta attrezzato però l'altro sovrano. Porco due. Ma io neanche tutti sti abitanti, cioè, ma manco liberi, manca di che fanno i militari. Vediamo che fanno, va, se scannano i banditi, fate, va. Questi arrivano a noi e ci rompono il culo, signori. Hanno vinto, rissone da panico. Quindi vanno a conquistare. Come funziona? Sì. Mettono la bandiera, come fanno? Vede? Dove vanno? Oh, belli! Basta che non vengono da noi. Allora, poi riandiamo un attimo là. Questi hanno finito. Fatemi delle assi, due, veloci proprio. Mettiamo due famiglie là. E fammi vedere questi in dove vanno. Perché il giallo è penso quello che hanno conquistato loro. Che ha conquistato uno e due. Non invadete il territorio, non passate a filo così, dite no, non abbiamo mica invaso. Signori, io aspetto un attimino di avere qualche... un po' di assi. Oh, si è trasferita una nuova famiglia. Meno male, meno male. Ma appena facciamo le assi vi faccio quella cazzo di chiesetta che volete. Ci rompe di coglioni. 20 assi, minchia. Allora, 24 legname, 5 è stato... lo so, l'esercito dell'altro sovrano. Basta che stanno... se fanno i cazzi loro. Noi stiamo qua belli tranquilli, stiamo a non fare nulla. Incredibile. E quindi fateci stare tranquilli, stiamo ad aprire. Aprile, dolce dormire. Allora, dobbiamo arrivare, come detto, a un sacco di assi. Risorse rubate dai banditi. E niente, noi... siamo veramente dei salami, comunque, posso dirtelo. Sì, ma non vi prendete le assi, però, eh? Non fate incazzare. La pelle ci avevano rubato comunque. Questi stanno a passare nel nostro territorio. Ma non vorrei dire niente, ma... chi va dato il permesso? Ma dimmi te. Allora, ma quest'altro lo stanno usando? Sì, anche se non ci ho messo nessuno. Vabbè. Allora. Una famiglia che abbiamo, potremmo utilizzarla. Allora, qua non c'è nessuno. Però possiamo mettere allora quelli che stanno in più qua. In modo tale che a carbone da 66 di legna da ardere mi fa il carbone qualcuno qua dentro. Sarebbe comoda come cosa. Sarebbe molto comoda perché raddoppia... 65 legname. Dovrebbe uscirci 120 e passa di carbone.
Ora, per quanto riguarda i cittadini, approvazione neutra, va bene. Quantità di famiglie, abbiamo 9 famiglie. Quante case abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, cazzarola, stiamo là però, eh. Spazio espandi. Ah, vedi? Con due di legname possiamo espanderlo, perfetto. Così ci vanno due famiglie, almeno abbiamo più spazio, no? Ma abbiamo spazio per 10 famiglie. No, ma noi comunque ne abbiamo 7 di famiglie. Mi sono fatto tutto sto casino. Abbiamo fatto la villetta bifamiliare. Allora, vediamo qua il mercatino che abbiamo. Questo che vende il cibo adesso e questo che vende la legna da ardere. Assi ne abbiamo sempre 10. C'è sta la famiglia De Thomas qua a lavorare, per capire, eh. Spostate in un deposito, altrimenti i lavoratori potrebbero interrompere la produzione. Vabbè, i depositi sono tutti mezzi vuoti comunque. Basta che ci metti qualcuno a lavorare e stiamo parati. Ci servono famiglie, signori. Ci servono famiglie che vengano a lavorare qui da noi. Allora, andiamo a vedere qua. Cibarie, va bene. Prendono carne, poi magari fanno un po' di... prendono un po' di bacche, ma al momento non ho famiglie da metterci. Sarebbe stata una cosa buona perché dava varietà di cibo, immagino. Si è trasferita una nuova famiglia. Perfetto. Va bene. Abbiamo comunque ancora spazi. Andando avanti velocemente, sì. Quando hanno finito di fare la casa. Assi, siamo arrivati a 20, signori, dai, eh. Facciamogli sta chiesetta. Questo che fa? Bella birretta è un'altra cosa. Eh no, dai, ma che è sta abominio? Porca puttana. Cazzo lo faccio. Qua la devo fare. So che ci passa pure l'acqua, però non è che devo fare tutti sti pozzi, penso. Fammi la chiesa qua, poi qua ci faccio il pub. Basta la chiesa pure qua, no? Mica necessità di... su via. Anzi, fammi vedere eventualmente il pub. Ci vogliono 5 di legname. Solo qua ci vogliono le assi. Qua legname. Ok, perfetto. Allora. Assi quante ne sono rimaste? Manco una. Legname. Però mi serve di rimettere una famiglia che va a prendere la legna. Che ce n'è rimasta poca. Rivendicazione in corso. Ah, non abbiamo più famiglie. Vabbè, toglimi questa. Una famiglia da qua. Che stanno a rivendicare? Goldorf. Ma è una regione, Goldorf? O è una persona? Ildevom Outlast. Non lo so. Vabbè. Qua è un deposito di pietra grezza. Abbiamo una famiglia che può costruire, sì. Siamo al 57%. Attenzione, varietà di cibo sul mercato prima era più 4. Dovrei mettere una famiglia alle bacche, ma al momento non posso. A meno che non abbandono il fatto delle assi. Però magari mi faccio fare un 5 assi. Appena finiscono i 5 assi, mettiamo qualcun altro là. Che qua non c'è nessuno. Questo sta a fa e... insomma. In teoria, no? Appena mi fanno giusto se ci può servire qualche asse più avanti, qualche asse di legno. Gli alberi però qua stanno ricrescendo, mi sa. E nel mentre che abbiamo aspettato... Ma questo ce l'hanno con noi, mi sa, eh. Non vorrei di niente.
Allora, togli questo. Adesso abbiamo due famiglie libere e facciamo una cosa. Qua sarebbe utile in modo tale da dare più varietà di cibo, se dobbiamo dirla. Però, se nel mentre mi costruite la casa... La chiesa. Beni trasportati. Beh, non mi fregate le assi di legno. 14 stanno qua, ok. In realtà 5 ce n'erano in più, però va bene. Ma stanno usando tutti e due i cosi, i muli, sì. Qua qualcosina sta crescendo. Va bene. Là la carne la stanno a pià? Non lo so, penso e spero di sì. Non sembra però, eh. Specifica area di lavoro. Eh no, tutto devi fare, che specifica. Non c'è niente. Sai che non lo so? Guarda, facciamo una cosa, spostamelo. Questa è una zona più prepotente, secondo me, questa rossa, no? Spostamelo là. Solo che io adesso come cazzo ti collego la strada che non vedo niente. Qua. Là devono smontarlo però. Allora, risorse esposte, dispensa, granaio. Qua c'è posto, portatele qua, no? Ma che cazzo fate? Forse sono proprio queste che ho tolto qua in realtà, eh? Deforestation. Gli abitanti malati potrebbero smettere di lavorare con l'accesso alle erbe, potrebbero riprendersi più rapidamente. Una dieta varia ed equilibrata aumenta la resistenza alle malattie. Lo so, però io mo posso mettere qua, questi qua. Il capanno qua l'hanno costruito. Il problema è che io non vedo una sega. Non ho più pallida idea di dove sia adesso la costruzione di sto coso. No? La chiesa costruita? Ma ci devo mettere pure qualcuno. Mettiamoci qualcuno. Adesso hanno tutti i servizi. Fornitura di bancarelle, fornitura delle bancarelle di abbigliamento. E questo, mo, non esageriamo, eh. Signori, siamo arrivati al 65. Mo se non arrivano altre famiglie... qua ci incazziamo, eh. Voi se volete potete mettere qui dietro. Ah, vedi, possono. No, non abbiamo soldi, è vero, siamo poveri come la merda. Non facciamo commercio. Scusate, qui avete terminato la. Dai, non me la fate fare a piedi. Ma comunque poi non la posso selezionare, quindi è inutile. Però che figata. Pian pianino. Allora, aspetta, seguiamo la strada. Se no non ritrovo più dove sta il capanno di caccia. Ma qua c'era il vecchio, no? No, questo è il nuovo. Ma se sono spostate le bestie. Ma che cazzo è? Forse non ci dobbiamo mettere troppo. Ah, guarda, lo lascio qua, signori. Non lo so. Tanto è inutile che lo stiamo a spostare. Però mi dovrebbe segnare meglio i nostri edifici, perché così No bueno, perché così non vediamo un cazzo. Scusa, se io li metto cosa limitata di caccia e li mando qua. Che ne so. Allora, abbiamo due famiglie libere.
attenzione, due famiglie libere. Ora, noi che stavamo a fa' qua? Questo era disattivato il rifugio del boscaiolo che faceva cosa da ardere. Questo qua sta funzionando. Ok, e sta facendo un po' di carbone. Questo stanno prendendo il legno che ci serve. Devo mettere una famiglia che... No, già c'è, ok. Quindi la varietà di cibo è ancora bella prepotente. Se ti faccio una birreria, soddisfa un livello di requisito di intrattenimento. Ma necessità di intrattenimento? In realtà no, però. Però una birreria te la faccio. Cioè, l'ho fatta la chiesa, non ti faccio la birreria. Te la faccio pure a fianco alla chiesa, la birreria. Scusa, scusa. Allora, abbiamo spazio abitabile 10. Perché ne era 11 prima. E adesso siamo a 10 comunque. Quindi attenzione, dobbiamo fare altre case. E a questo punto, acqua sotterranea. Allora facciamo una cosa. Facciamo questo, priorità altissima, incredibile. Un pozzo me lo fai qua dove sta l'acqua. Poi fai ok, così qua ci facciamo poi un altro pozzo, anche se in realtà non penso sia strettamente necessario, però per il semplice fatto che mi delimita con questa cosa. E mo io, se voglio fare le case, te le faccio così. Così. Vabbè, famo così per mo. Posso spingere se faccio così? No, eh. E faccio così. E mo basta, direi. No, non abbiamo tutte queste persone che possono lavorare. Quindi, prima che fate la birreria, mi raccomando. Io ho paura che arriveranno quelli ad assaltarci tra un po' di tempo, ma vabbè. Qua come va il grano? Fattoria c'è qualcuno che lavora, però effettivamente... Mercanti disponibili. Qua poi possiamo prendere l'argilla. Vabbè, no, al momento. Voglio solo capire se questi stanno a caccia poi, tra l'altro. Animali selvatici. Penso e spero di sì. Questi legnami stanno a PA. Questi, c'è una famiglia qua. Non c'è nessuno che però sta prendendo questo tipo di legno che ci serve comunque per fare questo. Però al momento utilizziamo quello per fare quest'altro, eccetera, eccetera. Qua spero che inizieranno a accumulare per bene. Avanzate. Specificare di lavoro, no? Qua tutto ce dovete portare. La carne non ce la stanno portando più comunque. Io non vorrei dire niente, ma... La carne... Hunting limit. Secondo me è per non far... se no gli animali selvatici... Mo so 12. Prima erano 10. No... Non è che ne prendono limitatamente per evitare che si estinguano. Attenzione. Attenzione. Siamo ad agosto e sono finite le bacche. Hunting limit. Sì, in linea teorica è il limite di caccia. Quindi può essere. Allora, alla taverna. Mettiamoci una famiglia a lavorare. Vediamo, 10 più 5. Più 5 se le fanno le case. Mo c'è solo una famiglia che fa le case, quindi penso che ci metterà un bel po'. A meno che non facciamo un attimo di pausa qua, giusto per costruire le case, perché se no non lo faranno mai.
No? Conviene dare un po' di tempo a quelli di costruire. Allora qua legname, bacche stanno finendo. Questi vabbè per il momento ci sta. Questo poi lo attiviamo dopo. Conviene prima che facciamo le case. Mi dispiace che non abbiamo soldi, ma non possiamo neanche vendere niente, perché non abbiamo, direi, niente in eccesso. Quindi forse le bacche effettivamente ne abbiamo un po' tante. Allora, domanda offerta del mercato. Combustibile 100%, varietà di cibo, pane, vabbè, carne non arriva, uova e verdure ce l'abbiamo, mele e miele, dovete aspettare, abbigliamento già abbiamo niente. Ah, qua quelli chiedono un po' di uova, credo. Non ho capito se quello è quello che chiedono o quello che vogliono. Cioè che è la stessa cosa, no? O quello che chiedono o quello che hanno. Volevo dire. Combustibile ce l'hanno tutti, quindi 100%, ok. Servirebbero un po' più di uova, forse? Campamento dei banditi dove? Qua. Che sta? Chi se ne frega, noi siamo qua sotto. Manca a farsela a piedi. O no? Vabbè, vediamo ste case, va. State a fare le case? Bravi. Io purtroppo non ho soldi, perché sennò vi farei mettere i polli. Mannaggia la puttana. Però dovrei vendere qualcosa. Ma se io al posto di scambio, mo non ci sta manco la persone che ce lavorano. Ma ti potrei vendere un po' di bacche. Dopo aver pagato per stabilire una rotta commerciale, non deposito mercante ambulante, visiterà regolarmente la tua regione. Ah, dobbiamo pagare prima per fare la rotta. Stiamo freschi allora. Vabbè, comunque ragazzi, io a questo punto, visto che qua il tempo vola, direi di salutarci qui con questo episodio. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra, lasciate like e commentate, poi nel mentre faremo altre cose, mo vediamo se ci finiscono le case e poi dai, ci organizziamo, se arriva un po' più di gente riusciamo a far cose. Ci salutiamo con il nostro Lord sotto la pioggia e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da Questa Leale.